Ciao a tutti, bentornati nel canale. Oggi discuteremo uno dei più grandi miti finanziari, il denaro che cresce magicamente nei conti bancari. La realtà è che, nonostante gli interessi, il valore del denaro non segue lo stesso trend, soprattutto considerando l'inarrestabile inflazione. In questo video riassumeremo 7 asset che possono frenare l'erosione della ricchezza liquida contribuendo a creare patrimoni intergenerazionali. Metalli preziosi quali oro, argento, platino. Iniziamo con il must, l'oro. La storia ci insegna che il valore dell'oro è sempre in crescita, specialmente durante periodi di inflazione. Ma non dimentichiamo argento e platino, anch'essi preziosi e sempre più ricercati come rifugio contro la perdita di valore delle valute. Materie prime industriali. Andiamo nel mondo delle materie prime industriali. L'argento, ad esempio, non è solo un metallo prezioso ma è essenziale nella produzione di elettronica, reattori nucleari e altro ancora. Investire in azioni di società legate alle materie prime può essere una strategia vincente, soprattutto in periodi di forte domanda. Valute forti, intese come asset rifugio. Le valute forti sono un rifugio durante momenti di incertezza geopolitica. Il franco svizzero e lo yen giapponese rappresentano un classico esempio. L'investimento in valute solide può proteggere il tuo patrimonio quando le valute tradizionali perdono valore. Titoli di Stato come garanzia sovrana. I titoli di Stato sono un investimento sicuro e stabile. Anche se non sono esenti da rischi, la solidità di un governo è spesso associata alla stabilità della sua valuta. Azioni valore e fondi comuni di investimento. Le azioni value, caratterizzate da solidi fondamentali, offrono stabilità e dividendi regolari. I fondi comuni di investimento focalizzati sui dividendi possono essere veicoli ideali per gli investitori, soprattutto i fondi indicizzati a basso costo dove le commissioni sono bassissime. Terreni e immobili. L'investimento in terra e immobili è un classico per preservare il valore. Dai un'occhiata ai REIT, che rendono l'immobiliare accessibile anche per investitori con capitali più limitati. Collezionabili. Per concludere entriamo nel mondo dei collezionabili. Auto d'epoca, opere d'arte rare e articoli di lusso hanno dimostrato di essere investimenti redditizi nel tempo. Anche investire in frazioni di collezionabili, tramite piattaforme online, è diventato una realtà. In conclusione, la diversificazione in questi settori può essere una strategia vincente per proteggere e far crescere il tuo patrimonio nel lungo termine. Ricorda sempre di fare la tua ricerca e consultare un consulente finanziario prima di prendere decisioni importanti. Grazie per averci seguito, alla prossima! Mi raccomando, iscriviti al canale e lascia un bel like!